Eccoci al secondo intervento, abbiamo con noi Giuliana Galati, laureata in fisica nucleare, subnucleare e astroparticellare, con un dottorato all'Università di Napoli. È socio effettivo del CICAP e cura la rubrica I classici del mistero sulla rivista Query. Ci parlerà di arte, natura e scienza. Ma nessuno se ne è accorto, state già dormendo. Allora, c'è tanta luce, io volevo iniziare in realtà con un quadro che avrebbe richiesto il buio, però forse lo conoscete, si chiama Esperimento con una pompa d'aria ed è un quadro molto importante, è stato fatto nella seconda metà del Settecento ed è la prima volta in cui in un dipinto viene rappresentato un esperimento scientifico con la stessa aurea quasi di religiosità, con quell'importanza che fino ad allora era stata data solo ai dipinti religiosi. Nell'esperimento si intravede, in questo caso, una pompa che sta aspirando l'aria da una teca dove c'è una colomba bianca. Cosa si vuole dimostrare? Che se si toglie tutta l'aria, la colomba muore. Insomma, un esperimento tristissimo. Però ho scelto comunque questo quadro per iniziare proprio perché rappresenta questa unione tra arte, natura e scienza di cui vi parlerò oggi. Secondo voi, chi è rappresentato in questa foto? Uno scienziato o un artista? Potete rispondere. Qualcuno ha detto artista. Qualcuno ha detto scienziato, non so se perché ha capito che c'è un trabocchetto. Comunque sì, in effetti è uno scienziato. Si vede se completiamo la seconda parte della foto e qua ci sono dei quaderni pieni di formule e cose varie. Questa è una foto che ho scattato io qualche mese fa e che mi ha fatto riflettere ancora di più su quanto in realtà anche nelle apparenze scienziato e artista siano molto simili, contrariamente a quello che spesso sentiamo dire. Perché noi veniamo da un'educazione che contrappone due culture, la cultura dell'arte e la cultura della scienza. Ci hanno insegnato erroneamente che noi abbiamo un emisfero del nostro cervello che è più legato a tutto quello che è scientifico e un altro che è legato alla creatività. E indovinate un po', qual è quello più figo? Ovviamente quello della creatività. Questa è un'immagine presa da una pubblicità della Mercedes. E ora vi ingrandisco un po' che cosa dice. Allora, io sono il cervello sinistro, sono scientifico, un matematico, amo la consuetudine, categorizzo, sono accurato, lineare, analitico, strategico, sono pratico, ho sempre il controllo, sono il padrone di parola e linguaggio, realistico, calcolo equazioni, coi numeri gioco, sono ordine, logica, so esattamente chi sono. Ma andiamo a vedere l'altro emisfero, il destro. Sono il cervello destro, sono la creatività, uno spirito libero, sono passione, desiderio, sensualità, sono il suono ruggente di chi ride, sono il gusto, la sensazione della sabbia sotto il piede nudo, sono movimento, colori brillanti, sono la pulsione a dipingere sulla nuda tela. Sono immaginazione senza limiti. Arte, poesia, intuisco, sento. Sono tutto ciò che volevo essere. Cioè, insomma, gli scienziati sono persone un po' pallose, se mi consentite il termine. Invece le persone creative sono grandissimi fighi, possono essere tutto quello che vogliono e beati loro, hanno anche solo loro la parte della sensualità che ovviamente interessa sempre a tutti. No, non è così. Arte e scienza sono due facce della stessa medaglia. Se noi pensiamo a come è iniziato tutto e andiamo nel passato ai grandi artisti come, giusto tanto per citarne uno, Leonardo, loro erano artisti e scienziati. Non erano due persone diverse, non erano o artisti o scienziati, erano entrambe. Perché in realtà artisti e scienziati fanno la stessa cosa. Guardano la realtà, osservano il mondo che ci circonda, da lì deducono, traggono ispirazione,
e poi uno la riproduce secondo, non so, tele, dipinti, sculture, qualunque sia il mezzo, e l'altro la interpreta. Ma in realtà entrambi hanno bisogno di creatività, di curiosità e di cultura. E in entrambi i casi chi ha successo è chi riesce a rivoluzionare le idee del proprio campo. Cos'è la bellezza? Perché in realtà sia l'artista che lo scienziato alla fine sono guidati da ciò che più gli piace. Gli artisti dipingono ciò che li ispira, gli scienziati studiano qualcosa che per forza di cose deve appassionarli tanto, perché altrimenti non farebbero mai gli scienziati. E quindi la domanda che io mi sono posta è: ma cos'è la bellezza? Perché noi tutti abbiamo i nostri criteri di bellezza, i nostri canoni, e anche nel corso della storia ci sono stati dei periodi in cui, per esempio, la bellezza femminile era incarnata da donne molto grosse. Ci sono periodi come quello attuale in cui invece la bellezza femminile standard è incarnata da donne molto magre. Quindi esiste un modo per dire cos'è bello in assoluto, in modo quasi scientifico? Beh, in realtà sì, le neuroscienze stanno iniziando a capire i perché del nostro senso della bellezza. E questo senso della bellezza, in realtà, è qualcosa che si è evoluto insieme all'uomo e quindi affonda le sue origini nel Pleistocene. E uno dei criteri ormai assodati in tutto il mondo, al di là della cultura o dell'epoca, è quello della simmetria. Noi siamo attratti da ciò che è simmetrico. Perché? Perché quando ci siamo evoluti abbiamo sempre visto cose simmetriche. E perché, per esempio, gli animali quasi tutti sono simmetrici? Perché anche noi siamo simmetrici? Perché? Perché dobbiamo guardarci dal pericolo tanto a destra quanto a sinistra. E quindi il nostro corpo si è evoluto in questo modo. E anche noi abbiamo creato oggetti simmetrici. Inoltre, la asimmetria era spesso qualcosa che poteva essere derivante da, per esempio, delle malattie o malformazioni. Quindi asimmetrico brutto, simmetrico normale, bello. Certo, all'epoca gli uomini non è che poi fossero così tanto belli per i nostri canoni attuali. Però passiamo a qualche uomo moderno. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, quando io ero ragazzina, era considerato il più bello di tutti. Ed effettivamente, se proviamo a dividerlo a metà, notiamo che lui è molto simmetrico. Tant'è che se provassimo a duplicare la sua parte destra o duplicare la sua parte sinistra, un po' a specchio, vedremmo due figure che tutto sommato gli assomigliano molto. Certo, in un caso è un po' più magro, in un altro un po' più grassoccio, però, bene o male, è molto simmetrico. Per par condicio faccio anche un esempio per tutti gli uomini. Ho scelto Emma Watson. E anche Emma Watson vediamo che ha un volto estremamente simmetrico. Ma la simmetria è stata addirittura concepita come criterio assoluto di bellezza, al punto che nel 1935 un certo Maximilian Faktorowicz ha creato uno strumento che sembra uno strumento di tortura, composto da 325 viti, che si metteva sulla testa e con tutte queste viti si riusciva a misurare la asimmetria di un volto. E una volta che uno riusciva a misurare tutta la simmetria del proprio volto, cosa poteva fare? Correggerla col make-up. Quest'uomo è un uomo che è diventato abbastanza famoso ed è il fondatore della Max Factor, una delle società di cosmetici che ancora oggi sono tra le più famose. Questo per dire quanto effettivamente la simmetria sia stata sempre considerata un criterio di bellezza. Vediamo qualcos'altro che sempre ha a che fare con la simmetria, ma anche con la scienza e con la natura. La sezione aurea. La sezione aurea è uno dei canoni che vengono sempre utilizzati nell'arte, ma in realtà le sue radici affondano in un'osservazione naturalistica.
ovvero la riproduzione dei conigli. Un giorno un matematico ha detto: ma come si riproducono i conigli? Andiamo a vedere. E ha creato una sorta di formula, quella che oggi tutti chiamiamo come sequenza di Fibonacci. Abbiamo un coniglio, ne abbiamo un altro, questi due conigli formano, danno luce ad altri due conigli. Da questi deriveranno tre conigli, da questi cinque conigli, e man mano abbiamo che si forma sempre, in questo caso rappresentato da un quadrato, un numero che è dato dalla somma dei due numeri precedenti. Quindi per esempio 8 è dato dalla somma di 5 e 3. 13 è dato dalla somma di 8 e 5. E così via. E possiamo costruire questa serie di quadrati. Dopodiché possiamo costruire una spirale. Come la costruiamo questa spirale? Immaginate di puntare un compasso nel punto centrale e di unire i due angoli opposti del quadrato. Ora, questa spirale, che sembra appunto qualcosa creato ad arte matematicamente, in realtà è considerato bellissimo. E lo ritroviamo in natura in innumerevoli casi. Questo è un esempio di una conchiglia. Perché la conchiglia si sviluppa in questo modo? È la natura che segue la matematica che segue la natura. Lo ritroviamo come criterio di bellezza in delle foto. Foto che ci sembrano belle, ma magari non ci rendiamo conto che sono belle perché riproducono questa sezione aurea. Questa è una foto di Henri Cartier-Bresson. Lo ritroviamo di nuovo in natura, per esempio nella chioma di Trump. Lo ritroviamo nella forma delle galassie a spirale. Cose che apparentemente non c'entrano niente una con l'altra, ma che poi alla fine notiamo essere collegate tutte da una forma che abbiamo costruito come un artificio matematico. Questo è un ultimo esempio in cui c'è un quadro che anche in questo caso riproduce la natura, è un quadro di Hokusai, la grande onda di Kanagawa. E passiamo adesso alla simmetria in fisica. Vi vorrei far ascoltare un brevissimo filmato in cui si parla proprio dell'importanza della simmetria in fisica fino ad arrivare al bosone di Higgs, di cui avrete sentito parlare perché fino a qualche anno fa sembrava fosse l'unica cosa importante in fisica. What is symmetry for a physicist? We see around us in nature many different phenomena. And what we physicists try to do is to relate these different phenomena to each other. We try to look for patterns, like, for example, a square. Okay? The different corners of the square are equivalent. We physicists say, well, there's a symmetry between the four corners of the square. And so we use that idea of symmetry to relate different phenomena, different particles, different forces in the universe. Of course, the relations between them are more complicated than the four corners of the square. But it's the same basic idea, that we use the symmetry to find a simplified description of all these different phenomena. So sometimes in nature, in fact, most of the time in nature, we find that the symmetry is not exact. It's as if we found the broken pieces of a square lying on the ground, and we have to figure out how to put them back together so that the symmetry is obvious. If you imagine the broken pieces of a square, the symmetry is somehow there, because the pieces, when you put them together, they have this symmetry. So how can we put that symmetry back together again? And that's, we think, where Mr. Higgs comes in. Io non voglio entrare nei dettagli del bosone di Higgs, però vi voglio far vedere uno degli esperimenti che l'ha cercato e l'ha trovato. Questo è il rivelatore di CMS, uno degli esperimenti di LHC al CERN, il più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo. E cosa notiamo? Vabbè, a parte che è gigantesco, qua una persona sarebbe alta tipo così, pochissimo.
vedremo che è simmetrico. Perché? Perché la fisica che si cerca è simmetrica. E per esempio questo è un esempio di interazione ricostruita all'interno di quel rivelatore così grande, e ogni linea corrisponde a una particella, è come se fosse la traccia lasciata da una particella. In realtà poi queste torrette che vedete di lato sono invece quello che si chiama il deposito di energia, ci danno un'idea di quanto energetica fosse quella particella lì. E cosa vediamo? Che le particelle vanno in tutte le direzioni, non c'è una direzione privilegiata. Ci può sembrare banale, questo è un altro esempio, ma in realtà non è così banale. E questo è stato trasformato in arte, se arte si può chiamare, perché da queste immagini del rivelatore è stata creata una pizza. E secondo me il cibo è anche quello arte. Qui vedete in realtà il menù, c'è sia la versione normale che quella vegetariana, e qui la vedete realizzata, insomma, vabbè, c'è sempre molta luce, però la vedete realizzata, cercano di riprodurre quello che succede nel rivelatore. Al CERN hanno festeggiato così la scoperta del bosone di Higgs. Però ci tengo a precisare che i pizzaioli erano napoletani. Vediamo un altro esempio di simmetria e di rottura della simmetria, che è qualcosa che è stato accennato nel video. Allora, qui abbiamo due equazioni, giuro che sono le uniche. Una è la forza elettrica, cioè la forza tra due cariche elettriche. L'altra invece è la forza gravitazionale, cioè quella che fa cadere la mela su Newton oppure che tiene insieme tutti i pianeti. Cosa notiamo? Che in entrambi i casi abbiamo una forma molto simile. Cioè un fattore, qui K e qui G, e poi ci sono due cose che si moltiplicano, Q1 e Q2 sono la carica 1 e 2, mentre qui abbiamo massa 1 e massa 2. E sotto al denominatore c'è R al quadrato, la distanza al quadrato. Quindi, a parte aver chiamato queste cose con nomi diversi, la formula è praticamente identica. Abbiamo solo dato nomi diversi a cose diverse, però nella stessa forma. Ma ci sono delle differenze, perché in realtà la prima, la forza elettrica, può essere sia attrattiva che repulsiva. La forza gravitazionale invece no. Questo è un esempio di rottura della simmetria. Abbiamo due cose che ci appaiono identiche, ma in realtà la simmetria è in un punto rotta. Perché è rotta? Perché in realtà noi abbiamo cariche negative, ma non abbiamo masse negative. Cioè, ci piacerebbe essere... No? Io peso meno 10 kg, sono magrissima. Vabbè, non c'è. Quindi questo qua... E tutta questa simmetria e rottura della simmetria viene usata tantissimo in fisica, non solo per il bosone di Higgs. Questo è un esempio quello che chiamiamo lo zoo delle particelle. Cioè ci sono le particelle elementari. Si dicono particelle elementari non quelle facili che si studiano alle scuole elementari, ma quelle che, per quanto ne sappiamo oggi, non sono a loro volta costituite da qualcos'altro. E vedete che anche qui c'è una simmetria, di nuovo. Abbiamo due famiglie, queste di colore diverso, i quark e i leptoni. Ognuna di queste è, casualmente, non casualmente, non lo sappiamo, fatta, guarda caso, da 6 particelle. E ci sono due linee in ognuna di queste famiglie. Non sono così per caso, ma perché ogni linea forma una famiglia. Quindi vediamo che nella natura è rispecchiato un certo ordine, un ordine che in realtà è proprio matematico. E non sappiamo perché sia così. Ma la cosa bella in questo caso è che di tutte queste particelle, noi siamo fatti solamente da 3 di queste. Perché tutto quello che vediamo, tutto quello che possiamo toccare da noi stessi al tavolo, a qualunque cosa, è fatto da atomi. E gli atomi più o meno... anche dai ricordi della scuola, sono fatti da un nucleo e dagli elettroni che ruotano intorno. Il nucleo, a sua volta, è formato da protoni e neutroni. E i protoni e i neutroni, a loro volta, sono fatti da quark up e down. Solo 2 tipi di quark formano, a seconda del numero che c'è in ognuna di queste poi particelle, protoni e neutroni e i nuclei.
mentre gli elettroni che orbitano fuori sono particelle già elementari, non sono fatte a loro volta da altro. Quindi di tutta questa mega tabella, alla fine solamente 3 di queste particelle costituiscono tutto. Diamo una definizione adesso proprio scientifica di simmetria. In realtà l'abbiamo già vista, però la simmetria è l'insieme delle proprietà di un oggetto che rimangono inalterate al variare di qualcosa. Questa definizione è molto matematica, può essere o meno interessante. In realtà è stata resa qualcosa di straordinario da una donna, Emmy Noether, nel 1918. Emmy Noether è stata una delle più grandi matematiche in un'epoca in cui le donne non potevano neanche accedere agli studi universitari. E lei ha formulato un teorema che dice che ogni qualvolta che in fisica noi vediamo una simmetria, nel dettaglio si chiamano simmetrie continue, ma non è importante, c'è una quantità che si conserva, una quantità misurabile, qualcosa che noi possiamo anche lì osservare. E vale anche il viceversa. Ogni volta che noi vediamo che c'è una quantità che in un processo si conserva, sappiamo che c'è una simmetria. Questa cosa può sembrarvi banale, ora vi faccio qualche esempio di come può essere utilizzata nella vita di tutti i giorni. Per esempio, se volete rischiare la vostra vita facendo partire una palla tipo di piombo a qualche centimetro dal vostro mento, questa palla è collegata a un pendolo molto alto e non volete rischiare la vita, come ha fatto questo professore qui. Lui, molto coraggioso, ha studiato e poi ha fatto davanti a tutta la sua classe questa prova di coraggio. Perché lui sapeva che quella palla non l'avrebbe colpito in faccia spaccandogli tutti i denti? Perché sa che l'invarianza temporale delle leggi fisiche, cioè il fatto che le leggi fisiche valgono in tutte, diciamo, sempre nel passato, nel futuro, si trasforma nella conservazione dell'energia. Cioè che l'energia che lui ha dato all'inizio non poteva aumentare, quindi quella palla che era partita a un millimetro dal suo mento non poteva acquistare energia e superare quel millimetro e quindi arrivargli poi sui denti. Andiamo avanti, un altro esempio è la simmetria per traslazione, cioè le nostre leggi fisiche sono uguali sia se le diciamo in questa stanza, sia se le diciamo nell'auditorium, sia se le diciamo in Sicilia. Questa cosa significa conservazione della quantità di moto, cioè del prodotto della massa per la velocità. Un ultimo esempio è l'invarianza per rotazione. Vabbè, qua il volume, possiamo anche farne a meno. L'invarianza per rotazione ci dà la conservazione del momento angolare. Ora, queste conservazioni hanno permesso di scoprire particelle praticamente impossibili anche da immaginare, ovvero questa riga qui della nostra tabella già vista prima, particelle chiamate neutrini. Ora, come hanno fatto a dire che esistevano i neutrini? I neutrini sono delle particelle difficilissime da vedere e nessuno infatti le aveva mai viste. Però si notava che nei decadimenti radioattivi, che erano stati scoperti da poco all'epoca di questa storia, veniva, cosa succedeva? Un nucleo decadeva, quindi si trasformava in un altro nucleo un po' più leggero, con l'emissione, la fuoriuscita di un elettrone, qua. Però i fisici facevano i conti di tutte le quantità che potevano misurare e i conti non tornavano. Cioè la somma di quello che si aspettavano da questo lato non era uguale a quello che era il valore di partenza. E questa cosa per i fisici, cioè, proprio no. E quindi cosa hanno detto? Non possiamo rinunciare alle nostre regole di conservazione, non possiamo rinunciare alle nostre leggi di conservazione perché funzionano troppo bene in tutti gli altri casi che abbiamo sempre studiato, ma facciamo una magagna. Inventiamo una particella che per le caratteristiche che noi le diamo non la possiamo vedere. Quindi risolviamo i conti perché tutto quello che noi non troviamo diciamo che se l'è preso questa particella invisibile
non la vediamo perché è fatta in modo che non la vediamo e abbiamo risolto tutto. Cioè, come dire, scompare la marmellata dal mobile a casa, non l'ho rubata io. È semplicemente che c'è un fantasma che però si vede solo quando non c'è nessuno in casa e che le telecamere non possono vedere in nessun modo, che ruba la marmellata. E i conti tornano. Questa è stata l'idea geniale di Paoli, poi teorizzata dall'italiano Fermi, e ci sono voluti ben 26 anni perché questa ipotesi, basata esclusivamente su quelle leggi di conservazione della simmetria che vi avevo detto prima, si trasformasse in una realtà e quindi fosse osservato il primo neutrino, il neutrino elettronico. Pensate, per quanto sono difficili da vedere questi neutrini, che l'ultimo, il neutrino tau, è stato osservato per la prima volta negli anni 2000, quindi praticamente l'altro giorno. Se poi vi interessano i neutrini, domani faccio un talk solo sui neutrini. Adesso, diciamo, per farvi capire ancora meglio cosa è successo all'epoca dei neutrini, vi spiego in 3 secondi come fare il fisico, cioè non serve laurearsi e tutto il resto, basta fare così. Allora, 1 più 1 uguale 3, i conti non tornano, questa è l'osservazione sperimentale. Cosa fa il fisico? Si inventa un ipotetico numero invisibile per fare quadrare i conti. E così ha risolto. Questa cosa è stata fatta con i neutrini e adesso in realtà si fa ancora, per esempio, con la materia oscura. Noi oggi osserviamo dei fenomeni che non riusciamo a spiegarci assumendo la massa che noi possiamo vedere nell'universo. Quando io dico vedere non intendo né vedere a occhio nudo, né vedere nell'ottico, intendo con tutti gli strumenti. E noi ci troviamo che in realtà la materia ordinaria, cioè tutto quello che noi possiamo osservare e che interagisce con noi, è solo il 5%. Quindi tutti i pianeti, le comete, le galassie, i buchi neri, sono il 5% della materia complessiva nell'universo. Questo ce lo dicono i conti, perché se no i conti non tornano. Cosa facciamo? Inventiamo la materia oscura. I conti non tornano ancora? Cosa facciamo? Inventiamo l'energia oscura. Però, ovviamente, tutto questo rimane un'ipotesi fino a quando non riusciamo a provarla sperimentalmente. E ancora adesso non abbiamo trovato delle prove della materia oscura o dell'energia oscura, ma sentiamo che c'è, perché solo grazie a loro riusciremo a far quadrare i conti, e magari passeranno anche in questo caso 30 anni prima che qualcuno riesca a osservare la materia oscura. Nel frattempo sarà solo una bellissima ipotesi che funziona e che noi continuiamo a sperare di poter dimostrare. Cosa servono quindi le simmetrie? Abbiamo visto tanti esempi in fisica, ma io voglio anche farmi ispirare da Charlie Brown. E qui c'è Charlie Brown che vuole disegnare un cuore per San Valentino. E dice, ma io non so disegnare il cuore. Allora l'amico gli dice, ok, disegnane metà. Poi pieghi il foglio e quando lo riapri avrai completato tutto il cuore. Facile, no? Vabbè, Charlie Brown è sempre un po' sfigato, quindi anche in questo modo il cuore gli viene malino. Però questo principio è utilizzato, per esempio, nelle telecomunicazioni. Se voi guardate questa immagine, un'immagine abbastanza complicata, vi salta subito all'occhio qualcosa. C'è qualcosa di strano in questa immagine? C'è un buco qui. Come ce ne siamo accorti? In realtà è un'immagine che... Cioè, l'avete osservata, l'avete notato subito. Non è che sapevate come doveva essere, però l'avete notato che c'è un buco. C'è un buco perché l'immagine rispecchia molto dei criteri di simmetria. E questa stessa cosa avviene quando, per esempio, noi mandiamo una foto con WhatsApp. Perché non succede mai che manchi un pezzettino della foto? Perché in realtà il modo che viene utilizzato per trasmettere i dati si basa su simmetrie. E quindi è in grado di autocorreggersi, autocompletarsi nel momento in cui manca qualcosa. Quindi se la foto, diciamo, nell'invio manca un pezzettino, non intendo un pezzo dell'immagine, intendo un pezzo dell'informazione, in realtà c'è il modo di recuperarlo basandosi proprio sul principio della simmetria.
Come ultima cosa, vi voglio parlare di un progetto. Un progetto che è partito 3 anni fa, grazie all'idea di alcuni fisici, tra cui anche un italiano, il professor Paolucci, e che coinvolge le scuole. Perché noi siamo convinti del fatto che arte e scienza siano molto legate. Però, come vi dicevo all'inizio, è raro che le persone lo percepiscano. Di solito si pensa che la creatività, la parte artistica, è una parte figa, la parte scientifica è una parte noiosa che solo alcuni possono fare. E invece no. Allora, abbiamo ideato questo progetto, si chiama Art and Science Across Italy, che riguarda i licei, in cui si cerca di spiegare la scienza usando come linguaggio quello dell'arte. Perché in realtà, quando noi parliamo di arte, ci sentiamo tutti un po' più autorizzati a dire la nostra idea. Se invece qualcuno ci chiede, ma tu che ne pensi della legge di gravitazione universale? Qual era? Se invece io vi faccio vedere un dipinto, anche se voi non lo conoscevate prima, e vi chiedo, vi piace? Sì, bello, brutto, non lo capisco, lo capisco. Siamo tutti più, ci sentiamo tutti più in diritto di dire la nostra opinione, indipendentemente da quello che è il nostro voto in storia dell'arte, se andiamo a scuola, insomma. E quindi noi abbiamo cercato di portare a queste, a una marea di scuole in tutta Italia, fisica, chimica, biologia, tutte materie pesanti, e abbiamo notato che in questo modo, utilizzando il linguaggio dell'arte, anche quelli che odiavano le materie scientifiche e non si sentivano portati per le materie scientifiche, si sentivano invece coinvolti. E cosa abbiamo chiesto ai ragazzi? Abbiamo chiesto di interpretare in modo artistico quello che più gli era piaciuto. E ora vi faccio vedere giusto qualcuna delle opere, perché poi c'è stato un grande concorso, alcune delle opere che hanno vinto. Qui, per esempio, un'immagine che ci richiama la famosa creazione, ma rappresenta quello che avviene nei collider, in quegli acceleratori di particelle come CMS che vi ho fatto vedere prima, quando ci sono scontri tra particelle e poi se ne creano altre che vanno in tutte le direzioni. Questo è come i ragazzi hanno interpretato i collisionatori, o anche questo. Questo è impronte di una collisione, c'è un vetro rotto con dentro delle tracce. E cosa simboleggia? Simboleggia di nuovo quello che avviene negli acceleratori di particelle, dove noi acceleriamo le due particelle e poi vediamo le tracce delle particelle che sono state prodotte. Quindi vediamo le loro impronte. Noi qua sappiamo che c'è stata una collisione, sappiamo che un proiettile ha rotto questo vetro e ricostruiamo cosa è successo dalle impronte che vediamo rimaste sul vetro. Questa è sempre un'interpretazione degli acceleratori di particelle, si chiama acceleratore di colore quest'opera, e i ragazzi hanno preso delle palline ripiene di vernice e con delle fionde le hanno lanciate una contro l'altra contro un vetro dove sono rimaste le tracce dei colori. Anche in questo caso, esattamente quello che avviene in un acceleratore di particelle, noi vediamo le impronte e risaliamo a cosa è successo. Questo invece è un quadro che si ispira a quello che succede nelle vecchie camere a bolle. Le camere a bolle erano uno dei primi rivelatori di particelle e le particelle erano tipo delle taniche immense, piene di liquido, e le particelle lasciavano delle micro bollicine lungo la loro traiettoria. E poi c'erano delle macchine fotografiche che fotografavano queste micro bollicine e delle persone che ricostruivano a mano tutte le traiettorie. E questi al centro sono immagini di questi rivelatori. Ognuna di queste linee è la linea lasciata da una particella. Loro le hanno colorate e richiama tantissimo dei quadri che ci sono ben noti. Quest'altro invece è la contrapposizione tra, in un certo senso, ragione e sentimento. Il fatto che noi spesso siamo portati a pensare che ragioniamo col cuore e poi siamo razionali col cervello, ma in realtà ognuno di noi, secondo le ragazze che hanno fatto quest'opera, è dato da una collisione tra mente e cervello, così come avviene appunto negli acceleratori di particelle. Poi giusto, questa è una delle opere che a me sono più care, qua c'è un gabinetto,
e questo è ragazzo di liceo classico, dentro avevano costruito un sistema solare. Qui non si vede benissimo, però il messaggio che volevano dare è: se l'universo in cui vivete non vi piace, tirate lo sciacquone e se ne creerà un altro. E questa è, vabbè, qualche foto della mostra finale che abbiamo fatto al Museo Nazionale Archeologico di Napoli. Questa è stata fatta nel 2017, perché il progetto dura 2 anni. Il primo anno fatto di spiegazioni, il secondo di creazione dell'opera e poi concorso ed esposizione delle opere. E mi piace, insomma, far vedere qualche scena, perché alla fine è stata una mostra molto molto bella, e nel 2020 ci sarà la prossima, quindi se per caso vi interessa seguite questo progetto. E per concludere una citazione: a livello più profondo tutto quello che noi cerchiamo sono simmetrie e risposte alle simmetrie. Grazie. Possiamo anche parlare di arte, non solo di, di fisica. Spaventato tutti, ok. Parlavi del rapporto aureo all'inizio, quello che vediamo in natura non possono essere delle pareidolie, siamo noi che vogliamo vedere il rapporto aureo dove... No, perché in realtà, per esempio, nella costruzione delle conchiglie, se tu misuri, quello è tipo un mollusco, credo, che man mano che cresce aumenta la sua casa, e il rapporto di quelle parti è esattamente, segue esattamente la serie di Fibonacci. Quindi in realtà lo vediamo proprio, cioè è misurabile. Ed è bellissimo, secondo me, pensare a come la matematica e la natura siano in realtà intricate e siano una cosa sola. Cioè la matematica che ci sembra la cosa più astratta del mondo, perché uno pensa ai matematici come persone che non hanno il minimo senso pratico e sono lì a fare i loro calcoli che chissà che cosa porteranno. In realtà no. Cioè, è qualcosa che è scritto nel mondo in cui noi viviamo. Prego. Io non l'ho detto. Allora, sicuramente è molto facile pensare che ci sia, e io non sono nessuno per dire se c'è o non c'è. Molte persone si interrogano anche a livello filosofico su perché ci sia questa commistione tra matematica e natura, se per esempio il modo in cui la nostra mente ha partorito la matematica deriva da quello che noi abbiamo sempre osservato in natura, per esempio. Se quindi noi abbiamo semplicemente tradotto, lo diceva anche Galileo, che la matematica è tradurre, cioè che la scienza è la traduzione in linguaggio matematico. Quindi cosa c'è dietro? È molto difficile dare una risposta certa, sicuramente non credo che noi possiamo darla. Però non penso neanche che sia strettamente necessario. Cioè non vedo questa unione tra matematica e natura come la prova necessaria, cioè la prova per cui possiamo dire che senza ombra di dubbio esiste una mente che ha creato tutto. Bene. Grazie a voi per essere stati qua.